Ro, scuderia Gessini, Salvatore. 20 Golden Boss, scuderia Gibba. 30 Bizicoco, scuderia Panther. Alle 16.40 partirà la quarta ed ultima batteria di qualificazione con il numero 6 Mandingo, scuderia Cecilia. 32 Danilo Petrovic, scuderia Quintili. 29 Sommer, scuderia Orazzi. 11 Montemammalo, scuderia Equatoriale. 43 Monein, scuderia Marchionni. Le finali sono previste alle 17.45, quella dei secondi, alle 18 quella dei primi. Comunicano dalla partenza che mancano poco più di 6 minuti alla partenza della prima batteria di qualificazione. Sollecitiamo le scuderie interessate ad apportare, a preparare i propri cavalli ed affrettarsi nel raggiungere le gabbie di partenza. Trisse con il Bandido, Fanesi con Marco II, Fermana con Daigor, Quintili con Ventorro. Via nel lontano 1982, da quell'edizione ad oggi è stata fatta molta strada, sia da parte delle scuderie, da parte dei comitati locali, dal comitato organizzatore, che ogni anno cercano sempre di rinnovarsi, migliorare i percorsi. I proprietari di scuderia si sono sempre impegnati a portare alle prove sempre cavalli in perfetta forma, in condizioni smaglianti, e nell'acquisto, e questo va riconosciuto, di soggetti sempre più competitivi. Sollecitiamo ancora una volta le scuderie interessate per la disputa della prima di qualificazione per poter ci dicono alla partenza che manca solo Marco II. Staffetta, per favore, staffetta. Notevole pubblico al centro di esso. Questa prima batteria, lo ripetiamo per il pubblico che sta giungendo sul percorso di gara, è composta da 4 cavalli, mentre le restanti saranno composte da 5. Il Bandido, gabbia numero 1. Il Bandido, ripetiamo, un cavallo molto forte, l'avversario maggiore di Ventorro in questa batteria. Ventorro che ha conquistato ben 10 vittorie
e Davido è già entrato nella gabbia. Signori, per favore, vediamo troppo pubblico che sta attraversando a circa metà della lunghezza. Il personale di servizio, per favore, in quel punto è pregato di far sgombrare e far portare il pubblico al di là dell'apposita transennatura. Dicevamo, un cavallo già nelle gabbie, sta entrando Marco II, numero 38. Sta entrando, sentiamo le voci che ci giungono tramite via radio dalla partenza. Sentiamo che il commissario sta sollecitando le scuderie a preparare i cavalli, due cavalli sono nelle gabbie, dai gore alla gabbia numero 3. Dai gore numero 13, scuderia fermata in sella il Fantino Salvatore con giubba verde. Anche Daigor è entrato, Ventorro alla gabbia numero 4. Signori, sgombrare per favore. Tutti e quattro sono nelle gabbie, sgombrare, sta per partire la prima batteria di qualificazione. Non vediamo ancora l'interruzione della linea verde. Signori, sgombrare. C'è la raccomandazione ai Fantini. Partiti, sono partiti in questo momento i cavalli della prima batteria e il bandito Marco II, Daigor, Ventorro, Ventorro e il bandito, ci dicono, è Ventorro e il bandito, è sempre Ventorro, ci dicono, con il bandito che sta passando, è il bandito Ventorro, ci dicono. Sono appaiati in questo momento i due cavalli, il bandito è Ventorro, ma Ventorro sta passando, ci dicono. È Ventorro al centro che sta passando, sempre la giubba bianca di Massimo Vita in testa, è Ventorro che allunga decisamente, c'è la ritorn, c'è la rimonta di El Bandito, ma è inutile, è il 33, poi il 37, Ventorro, c'è un cavallo che viene dietro, ci dicono, attenzione per favore, il pubblico, attenzione, attenzione. Che c'era un cavallo che veniva dietro, doveva trattarsi del numero 38 Marco II, ma non vediamo che questo cavallo giunge in prossimità dell'arrivo. Attenzione signori, c'è un cavallo. Signori, attenzione, c'è un cavallo che sta giungendo qui all'arrivo. Ecco il cavallo grigio della scuderia Fanesi, Marco II, gara. Secondi il tempo che Ventorro ha impiegato per vincere la batteria di appartenenza è quella del 5 aprile scorso, quando fece registrare un tempo di 41 secondi. 42, eccolo Ventorro che rientra. Ventorro, scuderia Quintili, si è aggiudicato questa prima batteria di qualificazione. Ancora nessun cavallo è riuscito a passare. Igor e Marco di Siena che ritornano. Abbiamo visto un Ventorro che leggermente ha tardato la partenza quando il bandito gli ha soffiato la testa, ma è ritornato con molta determinazione poi Ventorro ed ha riguadagnato questa posizione a circa due terzi di gara e l'ha mantenuta poi con tutta tranquillità fin qui sotto lo striscione d'arrivo, dove campeggia l'insegna del ristorante Oscar Amorina, il ristorante del Gran Premio Marche, il ristorante che ci ha accompagnato per tutta, per l'intera stagione.
Stagione iniziata, ricordiamo, il 5 aprile scorso e proseguita per diversi comuni del Piceno e del Maceratese, per concludersi oggi con la 22esima. Abbiamo Rina, è il ristorante delle grandi e delle piccole occasioni, in un ambiente intimo ed elegante dove potete gustare specialità di cucina tipica nazionale ed internazionale. Tradizionale Giacomo Sandroni oppure il proprietario Gianluca Concerti. Tutti e cinque nelle gabbie, signori sgombrare, raccomandazione Santini, corretto comportamento di corsa. Non vediamo ancora l'interruzione della linea verde. Sono pronti i cavalli della batteria. Sono nelle gabbie partiti, sono partiti in questo momento i cavalli della seconda batteria, ripetiamo, sono 5 e blu si dicono. Blu Blitz e Cobra, questo è l'ordine ai primi 100 metri, Blu Blitz e Cobra, Super Sox e Arizona, non sappiamo ancora la posizione di Kabir, Cobra in testa, Cobra, Blu Blitz e Kabir, Cobra, Blu Blitz e Kabir, mentre Kabir sta rimontando. E Kabir in seconda, sempre Cobra che conduce, sempre Cobra che conduce, c'è l'attacco di Kabir all'interno, è bellissimo questo finale, è Kabir che sta passando, ci sembra, è Kabir, Kabir poi Cobra, attenzione, Kabir poi Cobra, questa è stata l'impressione nostra, ma prima di dover ufficializzare l'ordine d'arrivo dobbiamo sempre attendere l'esito. Sul verdetto della giuria ha sentito il commissario di gara. Abbiamo visto, dicevamo, un finale molto bello, Cobra che conduceva, si è visto rimontare da Kabir. Signori, ci sono i cavalli che rientrano, per favore sgombrare il percorso di gara.
Sì, non lo muore. Al secondo Cobra, al terzo Blue Blitz, al quarto Super Sox e al quinto Arizona. C'è un provvedimento a carico del fantino di Kabir, il presidente della giuria, consultato il regolamento, sospende il fantino cautelativamente dalle monte di oggi, in quanto è reo di aver cambiato traiettoria circa metà del percorso di gara, per cui il fantino Sandroni Giacomo oggi è sospeso dalle monte. Ripetiamo, questo è stato il provvedimento della giuria in quanto la scorrettezza è avvenuta. Sono partiti in questo momento i cavalli della terza batteria, Roy Meluoco, Zorro, Golden Boss e Bisicoco. È Zorro, è sempre Zorro che conduce con il numero 16, Zorro, Golden Boss, Meluoco, Roy. Sono quasi tutti abbaiati i cavalli della seconda linea, c'è sempre Zorro che conduce. È Roy che sta passando in testa, ci dicono in questo momento Roy, in seconda Meluoco. È sempre Roy che conduce, c'è Meluoco che sta tentando l'attacco ma forse ormai non ce la fa, è Roy, poi Meluoco, Zorro, Golden Boss e Pisicoco. Queste sono state le impressioni nostre. Signori, ma naturalmente, ripetiamo, sono sempre impressioni. La batteria di qualificazione, si preparino intanto i cavalli della quarta ed ultima batteria. Mandingo, scuderia Cecilia, Danilo Petrovic, scuderia Quintili, Summer, conquista del secondo posto. Quattro, otto,
Mandingo con il... con il numero 29, Summer scuderia Orazi, 117 punti totalizzati, una vittoria, l'unica della stagione ottenuta nella prova di Montelparo, poi numerosi piazzamenti come il secondo posto di Riva Berarda, il secondo posto di Torre San Patrizio, stanno a significare, a confermare il valore di questo soggetto, è un buon velocista. Naturalmente patisce gli passisti a partire da Mandingo, poi Danilo Petrovic e Monei. Montemammolo. Montemammolo, dicevamo, è un cavallo di Petritoli, scuderia equatoriale, che nella prova di Montegiberto rifiutò le gabbie, invece in quella di Sant'Angelo in Pontano riuscì in questa operazione senza particolari difficoltà. Ecco Monein, cavallo grigio, scuderia Marchionni, corre oggi qui sulle strade di grande passista Danilo Petrovic. Tre sono le gare vinte da questo soggetto. Che i cavalli raggiungono la linea di partenza, terminiamo il... interesse soprattutto qui nel finale, quando il veloce Summer dovrà guardarsi dagli attacchi di Mandingo, Danilo Petrovic e Monein. Anche l'ultima chiamata per Montemammolo all'avvicinamento alle gabbie. I titolari della scuderia equatoriale per favore debbono affrettarsi. Ecco, ci dicono che su Summer c'è Concetti Gianluca con la giubba rosa. Abbiamo così completato il colore delle giubbe dei Fantini.
verde di Paoletto su Mandingo, arancione per Marcello Quintilli su Danilo Petrovic, Gianluca Concetti rossa su Sommer, Alberto D'Erasmo rossa crociata bianca su Montemammolo, Antinori Albertino bianca su Monelli. Ecco, mentre Montemammolo sta tentando di entrare alla gabbia numero uno, invitiamo nuovamente il pubblico ad abbandonare il percorso di gara e portarsi con molta disciplina dietro alle transenne. Soprattutto in prossimità della partenza ci dicono bisogna sgombrare il percorso di gara. Io ho visto la bandiera in un posto sbagliato tra i salami e un giusto posto sbagliato la bandiera. Difficilmente i proprietari riescono nell'intento di farlo entrare. Naturalmente dobbiamo moderare il tono della voce per non infastidire ancora di più questo soggetto già molto recalcitrante. In questo momento non sentiamo Cocci Correcono, il colore della giubba del fantino di Mandingo non è verde ma è giallo-blu. Giallo-blu, ripetiamo, la giubba del fantino di Mandingo, Paoletto in questo caso. Non c'è il contatto radio in questo momento. Aspettiamo sempre che il commissario ci dia comunicazioni in merito allo sviluppo della situazione, se lo show di Montemammolo ancora continua oppure riesce, dopo molti sforzi, molte fatiche, ad opera dei proprietari, ad opera dei titolari, dei componenti della scuderia equatoriale. Naturalmente sarà un caso. È un caso, naturalmente, non c'è riferimento della scuderia equatoriale proprietaria di Montemammolo. Un cavallo è già entrato nelle gabbie. È Danilo Petrovic, Sommer alla gabbia numero 3. Danilo è entrato. Questi altri cavalli non fanno difficoltà notevoli per entrare nelle gabbie. Ormai sono abituati a questo tipo di gara. Monein è intanto alla 4. Signori, per favore, il pubblico lì deve sgombrare. Per tutti e quattro sono nelle gabbie, attenzione signori, sgombrare. C'è stata la rinuncia di Montemammolo, sono quattro i cavalli, raccomandazione, partiti ai fantini, corretto comportamento di corsa. Sono partiti i cavalli, è Sommer Danilo Petrovic, è Sommer ancora che conduce, era prevedibile questo sviluppo di corsa, in seconda Monein ora, è Sommer Monein, ecco vediamo il cavallo grigio in seconda posizione dietro la giubba rossa, in sella Sommer che conduce, c'è Sommer dicono con un vantaggio notevole, circa due lunghezze su tutti, c'è l'attacco di Danilo su Monein, anche Mandingo tenta il recupero, è bellissimo questo finale, sempre Sommer che conduce, Sommer, poi Danilo, Mandingo ed infine Monein. Questa è stata l'impressione nostra, aspettiamo comunque che il commissario di gara e la giuria possano confermare le nostre impressioni. Abbiamo visto nettamente Sommer, poi Danilo, terzo Mandingo e quarto Monein. Ecco, ci dicono che tutto è stato regolare in questa batteria, si può ufficializzare quest'ordine d'arrivo. Primo posto per Sommer, secondo posto per Danilo Petrovic, terzo per Mandingo, quarto per Monein. Finale dei secondi con il bandito Meluoco, Cobra e Danilo Petrovic. Finale dei
essere primi con Ventor, Roy, Kabir e Summer. Proseguiamo ora al sorteggio per assegnare l'ingresso nelle gabbie finale dei secondi. Ventorro 33, Roy 28, Kabir 8, Summer 29. Prima gabbia, numero 20, seconda gabbia per il numero 8 Kabir, quarta gabbia per il numero 28 Roy. Dei secondi ripetiamo, è prevista per le ore 17.45, mentre la finale dei primi per le ore 18. Ripetiamo l'ordine di gabbia, finale dei secondi, prima gabbia per Meluoco, seconda per Danilo Petrovic, terza per El Bandido, quarta per Cobra. Finale dei primi, prima gabbia per Sommer, seconda per... Avvocato Martorelli, anche l'edizione 87 sta ormai volgendo al termine. Un bilancio dell'annata? Ma penso di poter tracciare un bilancio positivo, in particolare per l'affluenza del pubblico, la presenza dei cavalli, l'impegno e la correttezza delle scuderie, il livello dello spettacolo che è stato offerto in queste 22 prove da aprile fino ad oggi, quindi ritengo che il comitato organizzatore, il club ippico piceno, possa uscire senz'altro molto soddisfatto da questa esperienza che ormai è sulla scia delle iniziative degli anni precedenti. Dobbiamo senz'altro tutto questo agli appassionati, ai proprietari di scuderie, ai fantini, a coloro che ci hanno seguito in ogni modo, in ogni momento, e pensiamo che avremo anche l'occasione per ringraziarli in una maniera un pochino più solenne e diffusa. Ad ogni fine di Gran Premio c'è il solito interrogativo: si farà il Gran Premio Marche l'anno prossimo? Ma la domanda non l'ho mai data, la risposta non l'ho mai data io soltanto, e nemmeno quest'anno voglio essere io a darla. Io dico che la disponibilità del club ippico piceno rimane nell'essere disponibile appunto a organizzare il Gran Premio Marche 1988. Però queste cose, queste manifestazioni possono essere fatte soltanto con la collaborazione delle scuderie, dei fantini, degli altri soggetti che ci hanno seguito per tutto l'anno. Quindi avremo, immagino già se ne è parlato, una serata conclusiva presso la Stella Azzurra di Rapagnano, credo il sabato 24 ottobre, e in quella sede ci ritroveremo un po' tutti, e lì si fa, oltre che premiare, ricordare i momenti più belli di questa stagione 87 e premiare quindi coloro che si sono messi in qualche modo in luce, parleremo anche della stagione 88. Noi siamo sempre disponibili a dare la massima collaborazione, ritengo che non ci mancheranno le possibilità di organizzare bene anche il Gran Premio 1988. Qui al palco d'arrivo.
posizione di servizio il maniscalco terzo, è desiderato dalla scuderia mordente che si trova dopo la linea d'arrivo. Ripetiamo, il maniscalco terzo è desiderato dalla scuderia mordente. C'è un solo cavallo, si tratta di Danilo Petrovic, mentre vediamo scorgere il numero 24 di Meluoco. Sollecitiamo anche la scuderia Mengoni ad affrettarsi. Anche la scuderia Mengoni e la scuderia Trisse ad affrettarsi, mentre la scuderia... Ecco, vediamo che ancora troppo pubblico si trova lungo il percorso di gara. Ecco, ormai sta salendo in sella l'ultimo fantino, si tratta di Albertino Antinori su Meluoco. Ecco Meluoco alla gabbia numero 1, Meluoco numero 24, scuderia Marchionni, in sella il fantino Antinori Alberto con giubba bianca, è un cavallo, è un possibile favorito di questa finale dei secondi. Danilo Petrovic in gabbia numero 2, un cavallo è già entrato, due sono i cavalli nelle gabbie, sono sempre due i cavalli nelle gabbie. Ecco, ci dicono che sono pronti, in quanto il bandito ha rinunciato alla disputa della finale dei secondi. Sono solo tre i cavalli. Meluoco, Covra, Danilo Petrovic. Ripetiamo, il bandito ha rinunciato a partecipare a questa finale dei secondi. Partiti, la rinuncia di El Bandido è causata da un infortunio. Sono partiti i cavalli della finale dei secondi e Covra. Covra, Meluoco, Danilo Petrovic, questo è l'ordine. Sempre Covra che conduce, sono tre i cavalli della batteria, ricordiamo. Sempre Covra, Covra, Meluoco, Danilo Petrovic. Ecco, vediamo in fondo al letterino il vantaggio di Covra è di circa una lunghezza. C'è l'attacco di Meluoco, c'è l'attacco di Meluoco a Covra. E anche Meluoco sta attaccando Covra in maniera determinante, anche Danilo sta attaccando all'esterno, è Meluoco, Meluoco, Meluoco nettamente, è Meluoco, 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 poi Covra ed infine Danilo Petrovic, è Meluoco, Meluoco, poi Covra e Danilo Petrovic. C'è il sorteggio, c'è il sorteggio doping. È il numero 24.
24, ripetiamo, il numero 24 deve sottoporsi al prelievo doping, Meluoco al doping. C'è una raccomandazione al pubblico, soprattutto al personale di servizio che staziona dopo l'arrivo, noi l'abbiamo spesso ripetuto, c'è un muro costituito dal pubblico dopo l'arrivo. Questo muro frena notevolmente l'azione dei cavalli in rimonta, per cui il personale di servizio che staziona qui dopo l'arrivo è gentilmente pregato nella finalissima di non far verificare nuovamente questo ostacolo di pubblico dopo l'arrivo. Si preparano intanto per la finalissima Ventorro, Roy, Kabir e Summer. Ripetiamo, Ventorro numero 33 scuderia Quintili, Roy numero 28 scuderia Mordente, Kabir numero 8 scuderia Concetti Dribbling e Summer numero 29 scuderia Orazzi, prepararsi per la finale, per la finalissima, l'ultima della stagione, con possibile vincitore. Così è stato, c'è un po' l'abbonamento di questo cavallo con la finale dei secondi qui nel percorso locale Montegiorgese. Ripetiamo ancora le scuderie Quintili, Mordente, Concetti Dribbling e Dorazzi di affrettarsi per disputare la finalissima, l'ultima della stagione. Avviso alle scuderie, c'è il responsabile del palio che si disputerà domenica prossima a Sant'Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo, domenica prossima 27 settembre, questo signore è qui sul palco della giuria, qui all'arrivo, tutte le scuderie interessate sono pregate. Sotto la linea d'arrivo dove campeggia e per l'ultima volta oggi è l'insegna del ristorante Oscar e Amorina, il ristorante del Gran Premio 87, il ristorante delle grandi e delle piccole occasioni qui a Piane di Monte Giorgio. Il ristorante di Oscar e Amorina offre al vincitore della prova di oggi un bellissimo trofeo della 22esima prova 87, che andrà al cavallo vincitore, sarà offerto appunto dal ristorante Oscar e Amorina di Piane di Monte Giorgio, mentre identica cosa dicasi per Summer, che ha totalizzato finora 117 punti ed oggi arissima. Per l'ultima volta verrà sorteggiato il cavallo che dovrà sottoporsi al prelievo doping. Mario. Prelievo doping, e si conclude così per quest'anno il rapporto di collaborazione tra il Club Ippico Piceno, comitato organizzatore del Gran Premio Marche, e il Jockey Club di Milano, che puntualmente tutte le settimane effettua le analisi di merito nei campioni che il dottore Roberto Cesoni ed il commissario Ciriaci puntualmente ogni lunedì mattina spediscono tramite ferrovia. Fin qui possiamo dire che le scuderie sono state molto ma molto corrette, nessun esito positivo sin qui è giunto al comitato coordinatore. Amico Clelio Rastelli,
operatori di TVRS in grado di fornire a tutti coloro che ne facessero richiesta una cassetta con tutte le gare, oppure anche singolarmente, se viene richiesta, delle prove della stagione 87. Naturalmente queste si potranno richiedere sia direttamente qui all'amico Clelio Rastelli oppure presso il capannone di Baglioni, coordinatore unico del Gran Premio Marche. Ecco, ci dicono che Roy sta arrivando, scuderia Orazzi, affrettarsi con Summer. Ecco, intanto cedo il microfono all'avvocato Mario Martorelli, che quest'anno per la verità ci ha seguito un po' poco e vuol cogliere così l'occasione per ringraziare un po' tutti, pubblico, scuderie e comitati locali presenti. Allora, dopo questo rimprovero meritato, io approfitto di questa serata per salutare a nome del club ippico piceno tutte le scuderie, i fantini, i comitati organizzatori, per ringraziarli dell'impegno, della lealtà che hanno profuso in questo Gran Premio 1987. Ringraziamo le forze dell'ordine, il comune di Montegiorgio che ci ha ospitato più di una volta, ringraziamo gli sponsor Oscar e Amorina, le grandi firme, la formace Bram Cozzi. Devo ancora ringraziare il Jockey Club che ci ha assistito con le consulenze per il servizio antidoping, e soprattutto devo ringraziare gli amici del club ippico piceno che anche in mia assenza hanno dato tutta l'assistenza necessaria al Gran Premio Marche 1987. Per salutarci in un modo ancora più caloroso, noi abbiamo pensato di invitarvi alla serata che si terrà sabato 24 ottobre, ripeto, sabato 24 ottobre, presso il locale Stella Azzurra di Magliano di Tenna. Dalle ore 21 in poi il Gran Premio Marche e il club ippico piceno vi invitano a seguire la serata di gala del Gran Premio Marche. In quell'occasione avverrà la premiazione dei vincitori, la consegna dei riconoscimenti ai vari partecipanti e ai collaboratori. Sarà una serata dedicata al Gran Premio e soprattutto rivedremo anche su un maxi schermo i momenti più delicati, i momenti più entusiasmanti della stagione 1987. Sarà una serata di festa, sarà una serata di danza, quindi vi invitiamo tutti, l'appuntamento è per il 24 ottobre, sabato, dalle ore 21 in poi al locale Stella Azzurra di Magliano di Tenna, e lì festeggeremo ancora meglio quello che credo è meritatamente il vincitore del Gran Premio Marche. Un cavallo è già nelle gabbie, Ventorro, Ventorro alla gabbia numero 2, Ventorro con il numero 33, scuderia Quintili, in sella il Fantino Massimo Vita con Giubba Bianca. E Ventorro, il cavallo naturalmente più atteso in questa finalissima, è lui. Ventorro è entrato, ci dicono, Cabirre alla gabbia numero 3, Cabirre numero 8, in sella il Fantino Gianluca Concetti con Giubba Rosa. Sono due i cavalli nelle gabbie, Cabirre sta entrando, Roy, gabbia numero 4, in sella il Fantino Paoletto con il bianco rosso, sono tre i cavalli nelle gabbie e una finale senz'altro da seguire. Ultima apertura delle gabbie del 1987, signori, tutti i cavalli della finalissima sono pronti a sgombrare, dicevamo, tutti e quattro nelle gabbie, ultima apertura, ultima raccomandazione ai Fantini. Sono partiti in questo momento i finalisti dei primi, e Summer e Cabir, Ventorro, Roy, c'è una lunghezza di Summer su Ventorro, ci dicono, Summer, Ventorro, Cabir, è Ventorro che sta attaccando Summer, sempre Summer e Ventorro, c'è l'attacco di Ventorro, è Ventorro che passa, Ventorro, Summer, Ventorro in testa, ci dicono, vediamo la giubba bianca al centro che conduce, c'è anche l'attacco di Cabir, c'è l'attacco di Cabir, quello di Roy, c'è Cabir che sta tentando l'attacco, il nuovo dell'arrivo è Ventorro, Ventorro!
per l'ultima volta il sorteggio doping e 11 le vittorie in questa stagione. Iniziò questa lunga carrellata il 20 aprile scorso con la prova di Sant'Elpidio a Mare, si è ripetuto poi a Monte Giorgio, a San Giuseppe ancora di Sant'Elpidio a Mare, a Montalto delle Marche, batteria vinta a Monte Rinaldo, nella gara non in quella gara non furono disputate le finali per la pioggia, si è ripetuto poi a Monte Fiore dell'Aso, Grotta Azzolina, Piano di Monte Giorgio, Petritoli, Porto Sant'Elpidio, dove rimase vittima di un infortunio che lo ha costretto a disertare per circa 2 mesi il Gran Premio Marche, è rientrato domenica scorsa 13 settembre, è rientrato vincendo e vincendo ha concluso l'edizione 1987, 247,75 i punti totalizzati per Ventorro. Al secondo posto di questa classifica troviamo Roy che con i 13 di oggi va a 221,5, terzo è Kabir che con i 15 di oggi va a 210,75, ecco Kabir che rientra, è stato il protagonista della parte centrale del Gran Premio, signori attenzione, eccolo Kabir, tre le vittorie vinte, tre le gare vinte da Kabir, Torre San Patrizio, Riva Verarda e Gamandola, è quello che ha ridato particolare interesse proprio nel finale del Gran Premio. Ricordiamo che a vantaggio di questo cavallo c'è la straordinaria affermazione nel palio dell'assunto di fermo, ma naturalmente il festeggiamento maggiore oggi è per Ventorro. Vediamo che i fans, i tifosi della scuderia Quintili esultano, giustamente questa scuderia non vinceva da ben 5 anni, non vinceva di ben 5 anni, fu Miseno che si aggiudicò la prima edizione nel 1982, ci è andata vicino diverse volte nell'83 con King, nell'84 sempre con lo stesso Miseno, ultimamente si piazzò nel 1985, ma poi nel 1987 con l'acquisto di questo cavallo a dir poco straordinario, da parte di tutti è stato dominatore unico, mai nessun cavallo gli è arrivato davanti nelle batterie di qualificazione, possiamo dire che è veramente imbattibile. Ecco, ci sono i tifosi della scuderia Quintili che si lasciano un po' andare, naturalmente tutto questo fa parte dello spettacolo che il Gran Premio Marche ha offerto. Il ringraziamento di rito è stato precedentemente effettuato dall'avvocato Martorelli al pubblico, alle forze dell'ordine, ai comitati locali, ma soprattutto alle scuderie, ai fantini. Noi non possiamo che condividere quelle opinioni mentre vediamo scorgere all'orizzonte Ventorro. Eccolo Ventorro in sella, il fantino che per 11 volte l'ha condotto alla vittoria. Ecco il fantino Vita Massimo contornato da una corona d'alloro, mentre il proprietario di Ventorro, vediamo Amedeo Quintili portato in trionfo dai propri sostenitori, è una cosa molto bella, è una cosa unica. Rientrano insieme i due cavalli della scuderia Quintili, tanto per completare questo successo possiamo solo dire che al primo posto è Ventorro, mentre al quarto Danilo Petrovic, a conferma della, possiamo dire, strapotenza della scuderia Quintili che si è aggiudicata ben 13 delle 22 gare disputate. Ecco i due gioielli che la scuderia offre al pubblico, ai propri sostenitori. Naturalmente onore anche ai agli sconfitti, c'è il tradizionale bagno di spumante, è una cosa molto bella, c'è il tradizionale schizzo delle bottiglie di spumante che sono state aperte da proprietari e sostenitori di questo straordinario cavallo. Eccolo Ventorro, è stato il più forte di tutti, non ci sono attenuanti per gli avversari, agli avversari il grande merito di averlo combattuto fino in fondo, a Roy, a Kabir l'onore, dicevamo, di averlo combattuto, ma a Ventorro il grande merito di avere vinto il trofeo che tocca.
cava al cavallo vincitore di oggi, offerto dal ristorante Oscar Amorina, è già stato consegnato al proprietario in persona, Amedeo Quintili, che viene così ripagato di tanti sacrifici, di tanti sforzi, ma soprattutto di essere vissuto per tanti anni all'ombra delle vittorie altrui. Vincendo nettamente il Gran Premio 87, non ci sono recriminazioni da parte degli avversari, hanno fatto quanto era possibile fare, hanno tentato di impegnarlo sino all'ultima gara, ma Ventorro ancora una volta ha dimostrato di essere il più forte. Sono stati diversi i secondi dietro a Ventorro, c'è stato prima Teodros, c'è stato Roy, c'è stato Kabir, ma nessuno, ripetiamo ancora una volta, è riuscito a poterlo superare. Il nostro ringraziamento